Bene amici, abbiamo visto, sì ok, in maniera frenetica la storia di questi Galaxy dal primo al primo S fino a S7. Ma oggi non volevo parlarvi di versione Android, di RAM, di fluidità, di come girano i video, di come si sente Bublé, e non ve li sto girando a caso, ma volevo parlarvi di design, di evoluzione del design, e per farlo vi porterò nella Milano alta. Cos'è la Milano alta? È la Milano dei grattacieli, che ha avuto una evoluzione quasi parallela a questi S. E in attesa di scoprire S8 col suo design che dovrebbe essere rivoluzionario, io vi porto in alcuni grattacieli che non sono proprio turistici. Qualche chicca, andiamo nella Milano alta. Il primo grattacielo di cui vi parlo è la Torre Breda, la vedete là alle mie spalle, è alta 116 metri, 31 piani dell'architetto Luigi Mattioni del 1954. E qual è la particolarità? È stato il primo grattacielo a Milano a superare in altezza la Madonnina del Duomo, e questo è l'I7005, ovvero il primo Samsung Galaxy. Tutta la serie Galaxy aveva display AMOLED, ma qua abbiamo un display da 3,2 pollici, 320x480 pixel, Android in versione 1.5, Cupcake, che qua non aveva nessuna personalizzazione touchwiz. È uscito nel 2009 a 459 euro di listino, e vi leggo le conclusioni della mia recensione di allora. Samsung è oggi il secondo produttore mondiale nel settore della telefonia mobile. Sta cercando con grande acume e intelligenza di ricucire il divario che separa al momento la Corea dalla Finlandia, dove Nokia continua a condurre i giochi forte di un incredibile vantaggio, secondo molti incolmabile. Ma la storia ci ha insegnato che è andata diversamente. No vabbè ragazzi, che sfortuna, è piena di impalcature, la stanno restaurando. Quella è la Torre Rasini degli architetti Gio Ponti e Lanci del 1935, purtroppo ve la devo far vedere con le immagini di repertorio, e ha una facciata particolarmente rigorosa, con però una particolarità, ovvero il bow windows, questa stondatura anteriore che mi ha ricordato tantissimo il secondo Samsung Galaxy, ovvero l'S, perché vedete è un telefono molto rigoroso con però una stondatura proprio qua al posteriore. E se la torre del 1935, da qua la vediamo da un altro punto di vista, questo Galaxy S è uscito nel 2010 con Android 2.1, si chiamava Eclair, il display diventa un pochino più grande, è anche da 400x800 pixel, 549 euro al lancio. Ma come prima vi leggo la mia recensione dell'epoca. Una user experience veramente completa, priva di delay, un fatto che ci spinge a promuovere il nuovo smartphone di Samsung a pieni voti. Ovvio, oggi fa un po' sorridere perché l'ho provato e il lag ce li ha, però allora andava bene. Anche perché grandi alternative non c'erano: da una parte iPhone che stava iniziando la sua strada, dall'altra Nokia con la sua strada in declino, e Android che iniziava a migliorare molto. E questa è la Torre Velasca, un'icona dello skyline milanese, alta 106 metri, a 26 piani, architetti studio BBPR del 1957. È uno dei simboli più noti dello skyline, con la forma a fungo liberamente ripresa da una torre famosa qua a Milano, quella del Filarete, che sta al Castello Sforzesco. È un'icona, sì, così come un'icona questo S2, non solo per Samsung, anche per Android. Eh sì, un'icona perché è stato il primo Android veramente tanto fluido, reattivo, con tante funzioni che Samsung aveva personalizzato. Un display sempre un pochino più grande, qua arrivavamo a 4,3 pollici, è del 2011 e montava Android 2.3. Veniva venduto a 599 euro e adesso vi leggo le mie conclusioni dell'epoca. Questo S2 contiene alcune importanti novità e si pone nel ruolo di antagonista di qualsiasi smartphone top di gamma, e pertanto anche del nuovo iPhone 5, visto che Apple dovrà necessariamente fare meglio di Samsung per superare un modello che, come vedrete, è davvero eccellente. E di S2 ne hanno venduti tantissimi ed è stata veramente la svolta per Samsung. Quello alle mie spalle, il grattacielo Pirelli, è uno dei più alti grattacieli nel mondo costruito in calcestruzzo armato. E sì, perché in Italia non avevamo ancora quelle economie di scala che ci consentivano di costruirli in acciaio. È alto 127 metri, 31 piani, e l'architetto è Gio Ponti. Come vedete ha linee tese molto rigorose, con i pilastri che alla base sono addirittura da 2 metri e si rastremano fino ai 50 cm della sommità, e ha linee verticali, rette, un po' in antitesi con l'S3. Eh sì, perché S3 è un telefono decisamente più bombato nelle forme, è del 2012, ha un display sempre un pochino più grande, 4,8 pollici, e si arriva all'HD. Android arriva alla versione 4.0
1.0.4 Ice Cream Sandwich, la 3 è stata balzata in pieno, anzi in realtà era stata fatta solamente per i tablet, e le conclusioni della recensione erano che il Galaxy S3 è uno smartphone ottimo sotto tanti punti di vista, ma si scontra con una concorrenza sempre più agguerrita. Il prezzo in Italia è di 699 euro, tanti, troppi, anche se Samsung offre ai clienti una serie di contenuti gratuiti. Insomma, design che andava evolvendosi verso i canoni moderni di rotondità, ma dei contenuti che forse non riuscivano a far dimenticare del tutto l'S2. 111 metri, 26 piani, eccolo il bosco verticale, il mio grattacielo preferito, e non solo mio, visto che nel 2015 ha vinto il premio per il più bello e il più innovativo grattacielo al mondo, proprio di quell'anno, progettato dall'architetto Stefano Boeri. E qua una curiosità, era andato a Dubai a fare un viaggio, si guardava in alto, là tante architetture in ferro, vetro, metallo, e si è chiesto perché non fare qualcosa di verde. Allora eccolo, dopo tanti anni di studi, sia di botanica, sia di aerodinamica, sia anche di statica, perché tenere su quei balconi aggentanti con tutta quella terra non è stato facile. Un grattacielo inaugurato in pompa magna nel 2014, e questo è il gancio con S4, il primo Galaxy S inaugurato proprio in pompa magna nel 2013 a New York. We have taken technology and innovation. Il display di questo S4 diventava da 5 pollici, raggiungeva il Full HD e aveva Android 4.2.2. Di listino rimaneva come S3 a 699 euro e vediamo cosa ne pensavo. Il Galaxy S4 è una naturale evoluzione dell'S3, da cui eredita le linee estetiche e ne migliora diverse caratteristiche tecniche. Nel corso del nostro test abbiamo avuto qualche rallentamento di troppo. Eh sì, me lo ricordo proprio, S4 un po' laggava. Molto controverso il design di questo S5, e non vi ho portato a caso qua nel quartiere Gallaratese, dove vedete c'è tantissimo verde e ci sono anche queste torri iconiche anni 70 costruite per assolvere la funzione di addensare la residenza proprio là in questi agglomerati in verticale e lasciare ampio spazio al verde. Però diciamocelo, non sono proprio bellissime. Siamo sempre al Gallaratese, ma questo è Monte Amiata. In contrapposizione con le torri anni 70 prefabbricate abbiamo questo complesso costruito nel 1972 dall'architetto Carlo Aimonino, affiancato da Aldo Rossi, un edificio di rottura slegato dal contesto che in verità non fornisce grossi riferimenti, amato e odiato. Anfiteatro mai aperto, negozi mai aperti, però qua chi ci vive non cambierebbe mai casa. Ci si conosce tutti e non ci si sente mai soli. Stessa contrapposizione che si trova su S5, un telefono esteticamente molto discusso, ma innegabilmente ben funzionante, ricco di innovazioni, ha il sensore biometrico davanti, il sensore di battiti dietro ed è anche impermeabile. Arriva nel 2014 con Android 4.4.2 KitKat a 699 euro. E il display? Beh, il display continua il trend della crescita, 5,1 pollici Full HD. Ma andiamo a leggere cosa pensavo allora. La back cover è morbida, e forse qua ero stato un pochino troppo politico, a molti piace, ad altri no, sarebbe forse il caso che Samsung iniziasse a prendere in considerazione anche materiali più nobili. E apro una parentesi, qua forse mi hanno dato retta nell'S6, chiusa parentesi, vengono ulteriormente migliorati quasi tutti gli aspetti del modello precedente, e a tutto questo va ad aggiungersi anche la resistenza ad acqua, polvere e sensore biometrico in generale. Comunque S5 è sicuramente uno dei migliori smartphone attualmente presenti sul mercato, quindi esteticamente non benissimo, funzionalmente un grande passo avanti. Diamantone, 140 metri, 30 piani, struttura in acciaio, rivestimento in vetro, proprio come S6, che segna una svolta nei materiali, ma non solo, anche nella forma, perché abbiamo due versioni, anzi tre, Flat, Edge e Edge Plus, un po' per accontentare tutti i gusti. Siamo nel 2015, questa è la versione Flat, questa è la versione Edge e questa è la enorme versione Edge Plus, forse un pochino troppo grande, e poi con S7 vedremo che Samsung ha corretto il tiro, ma andiamo a vedere cosa ne pensavo allora. Galaxy S6 è un prodotto che sicuramente convince. Una batteria con una capacità maggiore, memoria espandibile e un prezzo leggermente più basso avrebbero forse fatto contenti più smanettoni. S6 Flat è comunque il miglior Samsung di sempre. No, in realtà poi è stato S7. Perché qua gli mancava la memoria espandibile e la batteria non è che fosse proprio un granché. E la giornata tra le architetture alte milanesi volge al termine, anche perché vedete ormai è buio e siamo in piazza Gaiolenti. La torre Unicredit dell'architetto Cesar Pelli, 231 metri, alla guglia, tra l'altro posata con l'elicottero, io c'ero, l'ho visto in diretta, emozionante, ha 31 piani ed ha una pianta d'arco, fontana al centro, il parallelismo con S7, duplice. L'ho visto nella forma, S7 ha puntato tanto su Edge, non tanto perché c'è la versione Edge e la versione Flat, quanto perché è stondato
lavorato anche dietro. I materiali rimangono metallo e vetro, proprio come qua, come la torre Unicredit, ma soprattutto perché qua in questa piazza nel 2016, anno di lancio di S7, c'è stato uno spettacolo di laser e musica con il DJ Fatboy Slim proprio per il lancio di S7. È stata una fantastica festa. Beh, direi che su S7, sia in versione flat sia in versione edge, c'è poco da dire. Sono tra i miei telefoni preferiti, li ho provati poco fa, recensione, confronti, sono ancora nella classifica, ma questo è il concetto di design degli smartphone fino ad ora. Dicono che S8 sia rivoluzionario. Lo scopriremo domani. Venite con me. No, fermi tutti! Prima di tutto perché mi mancava un grattacielo, uno dei miei preferiti, lo storto, eccolo là, di Hadid, l'architetto, ma soprattutto perché Samsung mi ha mandato l'invito per l'Unpacked, quindi sicuramente ci sarò, ma non solo, mi ha mandato anche un mocappone dell'S8 Plus, guardatelo qua, come stiamo in mano? Beh, ergonomia non male, design molto trasparente, magari fosse così. Ci vediamo domani alle 5 qua con l'anteprima dell'S8 vero. Ciao, vado a prendere l'aereo.